25 novembre si festeggia Santa Caterina Alessandrina, protettrice della Scuola Medica Salernitana, e anche quest'anno, il 26 novembre, si è svolta la cerimonia di consegna dei premi internazionali Scuola Medica Salernitana. I riconoscimenti sono andati ad illustri scienziati, artisti e chiaramente medici. L'iniziativa è stata organizzata a Palazzo di Città a Salerno dall'Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana, presieduta dal dottore Pio Vicinanza. Con questa edizione abbiamo voluto rievocare, come ogni anno, la patrona della Scuola Medica Salernitana, Santa Caterina Alessandrina, che è stato un esempio per tutte le donne di come, attraverso anche purtroppo il martirio, si affermano i propri principi e il rispetto della donna. Capita appunto la giornata della violenza sulla donna proprio nel giorno di Santa Caterina Alessandrina, che chi meglio di lei ha rappresentato la lotta contro il femminicidio. E quindi oggi rievochiamo anche l'antica Scuola Medica Salernitana, le sue tradizioni, soprattutto la sua caratteristica di mettere le donne al centro della medicina. Non per niente avevamo le antiche magistre, tra cui Trotola De Ruggiero, che è stata una dottoressa, una magistra della Scuola Medica Salernitana, e quindi unico esempio al mondo medievale di una donna medica. Dottore Vicinanza, il premio Trotola quest'anno è andato a due donne che si sono distinte nel campo della ricerca. Sì, infatti abbiamo dato appunto in questa manifestazione, ci teniamo al premio Trotola, che da 20 anni diamo a delle donne che si sono particolarmente distinte nel campo della medicina, dell'arte, della scienza e della cultura. Non poteva non esserci tra i premiati un divulgatore della scienza medica come il giornalista Rai Michele Mirabella. Magister physicis, dottor Michele Mirabella. Posso che dire che sono molto felice perché diciamo che l'agganciarmi a una tradizione italiana, europea, straordinaria come la Scuola Medica Salernitana, troppe volte citata e poche volte letta, poche volte letti i dettami di questa straordinaria tradizione. Io l'ho spulciata a lungo e appassionatamente, ogni tanto mi permetto una citazione, perché dà autorevolezza, autorità, solennità e anche fascino a una tradizione tutta italiana che è diventata europea e mondiale, che è fatta di buon senso prima di tutto, di constatazione empirica della verità scientifica, e che è quanto serve anche oggi. Ecco la sua attualità. E perché non parlarne proprio nella sua trasmissione all'ISIR? Parliamo in continuazione, il nostro metodo è quello, quindi anche se non mettiamo le etichette, il nostro metodo rimane quello del buon senso e dell'amore. Diceva, vede, un grande clinico, diceva: ammalare ci si ammala, curare è un dovere, guarire quando si può. Poi aggiungeva: e amare sempre. Più di 1000 anni di storia per la Scuola Medica Salernitana e più di mezzo secolo di vita per il Gifoni Film Festival, fondato da Claudio Gubitosi, che ha ricevuto il premio alla cultura. Dottor Claudio Gubitosi. Questo premio mi è molto gradito. Quando ho ricevuto la informazione, ecco, sono rimasto contento, perché dà uno sguardo, anzi entra, credo, in modo anche prepotente, in quello che è un'altra vita di Gifoni, non solo quello che uno è abituato a vedere, a seguire, a partecipare. L'aspetto sociale, e devo dire l'aspetto medico di Gifoni, perché lo predico da anni. Gifoni fa bene alla salute, Gifoni cresce, fa crescere i ragazzi nel più assoluto automatismo, e soprattutto fa interrogare i ragazzi di chi sono e come debbono affrontare non solo i successi ma anche i disagi della vita. Credo che in questi 53 anni, fra poco, di vita, ne ho cresciuti milioni e milioni di ragazzi. Tra i sogni del cassetto, lei ne ha uno dedicato proprio alla Scuola Medica Salernitana. Parlare della Scuola Medica Salernitana è qualcosa di eccezionale. Abbiamo una realtà mondiale nella nostra provincia, nella città di Salerno, nella nostra regione, conosciuta in tutto il mondo. Credo che questa storia vada adesso
per quanto mi riguarda, ho sognato tante volte di poter collaborare, di fare qualcosa per la città di Salerno relativamente a questa grande realtà. Ho immaginato una Salerno fatta di stagioni, primavera, estate, autunno, inverno, proprio quando le stagioni non ce ne sono più. Ma significa questo, intervenire su un calendario vasto dove in un periodo particolare, che potrebbe essere per esempio settembre, ottobre, centrale focalizzare la storia e la vita della scuola medica salernitana, potrebbe essere una grande occasione anche di conoscenza moderna di quello che è portare questa grande attività nelle scuole, soprattutto ai giovani. Hanno una storia incredibile e la storia va conosciuta. Se la conosci, poi la ami. Gifoni si impegnerà, farà qualcosa di eccezionale. Credo e mi auguro perfino nel giro di un anno e mezzo, perché i tempi sono abbastanza lunghi, una produzione specifica a fiction proprio sulla scuola medica salernitana. Che Dio ce la mandi buona, speriamo che tutto vada nel migliore dei modi, ma questo è l'impegno di Gifoni per una delle più grandi realtà, non solo mediche, ma culturali e storiche della nostra città di Salerno. Premio Trotula de Ruggero a due donne per la chirurgia, la professoressa Daniela Andrina Terribile, e per la ricerca la professoressa Anna Sapino del Calvioli di Torino. Negli anni mi sono dedicata soprattutto allo studio dei tumori della mammella, in particolare essendo un anatomopatologo sulla diagnosi, e al fine di trovare dei marcatori prognostico-predittivi che potessero essere applicati poi nella routine diagnostica per una migliore diagnosi e una personalizzazione della cura delle pazienti. Professoressa, a che punto siamo? Avanti, molto. Abbiamo potuto definire delle classi di tumori mammario che rispondono a terapie mirate, che non sono solo più le terapie ormonali, ma terapie avanzate, con farmaci cosiddetti a bersaglio molecolare. E grazie alle nuove tecnologie di Next Generation Sequencing riusciamo sempre più a definire in modo preciso di quale tumore si tratti. Il futuro è roseo? Il futuro è roseo, secondo me. Abbiamo pochissimi tumori che non hanno più un loro bersaglio terapeutico. Siamo passati da una malattia acuta ad una malattia cronica anche per i tumori, dove le persone possono trovare una sicurezza di un avanzamento continuo della ricerca scientifica che potrà portare vantaggi e allungare la vita garantendone una qualità. Assegnati anche i Lumen et Magister alla carriera al professore Felice Eugenio Gro del Campus Biomedico di Roma, per la ricerca al professore Nicolino Valerio Dorello della Columbia University, per la chirurgia al professore Alfonso Amore dell'Istituto Pascale di Napoli. Subito dopo la cerimonia dell'investitura del mantello ai nuovi giovani soci della Scuola Medica Salernitana, Concetta Picella, Francesca Finelli e Mario Passaro, si è svolta la consegna delle grandi croci al merito ad illustri personaggi del nostro territorio che si sono distinti nel campo della ricerca, medicina ed arte. TV Medica, la televisione della salute e del benessere.